noi ogni 6 mesi siamo in piazza, perché nessun governo che io ricordi abbia avuto mai a cuore la polizia penitenziaria. Io spero che con il cambio a vertice e quindi l'ingresso in pole position da parte del dottore Petralia ci sia davvero una svolta. La situazione alla Petrusa è scandalosa sotto il profilo dell'organico, mi sto riferendo. Colleghi che non riusciranno quest'estate molto probabilmente ad andare in ferie. Chi avrà la fortuna di andare in ferie e probabilmente saprà che chi rimarrà in servizio in un mese non ne riuscirà a fruire neanche di un riposo coincidente con la domenica. Sono sempre le stesse cose. Il personale non c'è, facciamo un appello, non credete a quello che io vi dico, che noi vi diciamo. Le istituzioni che ci ascoltano, venite a trovarci e vi rendete conto in quale scempio viviamo quotidianamente. Oggi noi siamo qua per manifestare solidarietà ai colleghi e alle difficoltà che le carceri italiane, ripeto italiane perché in un contesto generale vivono davvero situazioni di grande criticità. Vogliamo sensibilizzare le istituzioni e la politica, l'interesse veramente di mettere mani da subito all'istituzione carceraria, in un modello civile qual è quello dell'istituzione carcere inserito nei vari territori e avere un'attenzione maggiore per i colleghi che operano in situazioni davvero tragiche. In Agrigento noi possiamo già denunciare apertamente che ci sono dei turni gravosissimi per il personale, siamo a rischio perché mancano mezzi, strutture non idonee e abbiamo grandi difficoltà per i diritti soggettivi del personale. Per questo ci stiamo facendo nella speranza che il prefetto oggi ci dia spazio d'incontro anche per conoscere questo nuovo prefetto e rappresentare quanto di difficoltoso ci viene ad effettuare durante il nostro lavoro.